Venim, venim, poi vinculammo. Buonsalve. Tu utente che vedrai questa live su YouTube, se mai vorrai recuperare la puntata persa, ti do il benvenuto. Mettiamo l'intermissione, così, tanto per. E abbiamo sto titolo che, a mio avviso, manco mi piace, però sono una persona che quando inizia un titolo lo vuole anche finire. Ma non mi piace, e quello è il fatto. Mi piacesse. Quindi, partiamo dal presupposto di finire un titolo, va? Ma se faccio una tirata lunga fino alla fine del gioco? Proprio così di cattiveria. Potrebbe essere un'idea. Vediamo. Vediamo fino a quando poi non incomincerò a streamare su 5M. Caricamento dati profilo. Continua. Adesso parleremo male tutto il tempo. Invece di profilo diciamo profilo. Colpisci i nemici. E niente. Colpisci i nemici. Allora. Chi è? Oddio, c'era un maschio e una femmina. Ma come fa Fallout 3? Vediamo se è maschio o femmina. Disse il padre del protagonista o della protagonista. Che vuoi con questo punteruolo? Questo è strafatto. Qualcosa l'ha spaventata? Cosa hanno fatto al mio cervello? Non ha una bella cera. Deve prendersi più cura di sé. Davvero? Vada un po'? Ti sto dando retta? No. Prendo sto coso per... Che sono ste foto? Oh. Fotografie. No, ma va. Sembra che era pasta asciutta. Un buco. Non ricordo come fi. Ah, sì, abbiamo distrutto. Sta uscendo qualcosa da lì. Mi ha detto, ma fatti gli affari tuoi. No, a rompere le palle. Ma fatti gli affari tuoi. È buio. Guarda, ha rotto tutto. Mamma mia. Sarà per caso da queste qua. Cosa è stato? Allora. Per caso è la sordide nonna? Ma ad ogni modo, noi abbiamo una bellissima chiave. E apriremo questo coso. Cosa mi darai? Mi darai questo. Mi darai anche queste. E non me ne frega un bel niente di ste cose. Ah, mo gliel'hai dato un calcio, eh. Ma mi interessa sapere cos'è stato? No, mi interessa farmi folgorare il cervello di nuovo. Allora. Per poco. Armi. Poi in effetti l'arma, cioè la pistola non l'ho proprio potenziata per niente a livello di danno.
Allora, io direi di aumentare la precisione al massimo. Completato! Complimenti! Hai vinto un pupazzetto. Diamo anche il critico, dai. Glielo diamo sto critico. Non c'è niente da. 10 fiammiferi, va, via. Complimenti, ti sei folgorato il cervello e la tua pistola è micidiale. Non riesci a credere a ciò che vedi? Ah, le blatte di nuovo, che schifo. Qui la sanità non passa mai. Ma l'impresa di pulizia? La disinfestazione? Gli accappafantasmi non servono qua. Perché c'era un executor di Resident Evil 5? Non ho capito, ma la porta era aperta, ho fatto finta. Ah, Leslie. Leslie? Leslie Cho. Ma tu vuole regolare me? Sebastian. Ah, ora Sebastian. sai pronunciare il mio nome, Sebastian. eh? Un senza volto. Voilà. Stiamo già iniziando. Ah, ok, va bene. Ah, a proposito, fammi caricare sto fucile, va. Quindi adesso sta pistola è ultra precisa. Guarda, c'è il sole. Stesso posto delle fotografie. Capitolo 6, non sono più me stesso. Guardiamoci ben attorno. Perché tu pensi che io poi torni indietro? Davvero? Fate che lo uso sto coso, mi fullo e track, a posto, via. Dai, abbiamo fede in questa pistola qua, va. Magari.
Vabbè, va. Ok, c'è qualche mente senziente. È morto? Tutto bene? Ho un ronzio in testa. Come se stesse per aprirsi in due. Dai che mi prendo la tua pistola allora. Ma ora inizio ad abituarmici. Hai visto Kidman? No. Mi sono ritrovato qui, forse. Sono svenuto. Oppure... mi sono trasformato. Ciao, Asa. Ti sta entrando. Vieni, entriamo. Andiamo dove? È tutto aperto. Vabbè, dai. Oh, sì. Un'altra. Dai, tu sei bravo. Loro pure. Apri quella porta. Ci sto provando. Mi serve un po' di tempo. Ma se gli ho dato un cazzotto in pieno in pieno volto. Non posso trattenerli a lungo. Solo un attimo, continuo a coprirmi. Oh là, e ma che due palle. Vai, vai, bruciate in due. Ma va quel paese. Apriti. Ci siamo. Apriti. Ciao, è stato bello. È stato bello star con voi. Che c'è qua a terra? Facciamo una cosa. Riconsumo questo. Raccolgo questo. Oh, raccogli. Aspetta che però veramente come si girano sti qua. Vieni lì lontani, io penso alla trappola. Ce ne sono almeno il doppio. Hai tempo di lamentarti? Vai, lasciami. Thank you.
Sebastian, vieni. Forse siamo fuori. Ok. Poteva andare meglio. Perché il tuo è un'ascia. Riposiamo un attimo. Non possiamo continuare così. E io mi devo accontentare di cose usa getta. Che ne dici della torre? Possiamo farci un'idea del posto? Qualsiasi posto sarà meglio di questo. Oh. Sì, ora si ragiona. Ora si ragiona. Minchia se si ragiona. Allora, tu intanto dammi qua. Raccogli qua. Aspetta. Attenti, potrebbero essercene molti. Stiamo attenti, potrebbero essercene molti. Niente, me ne approfitto. No, perché non posso andare? Merda. Fammo così. Ma questo è proprio fucile di precisione. Sorridi. Scusa, pensaci tu. Ma colpiscilo però, cioè invece di passare solo davanti. Ma non ci credo. Questa sì. Ma non ho capito, con te non esplode, con me sì. Ma è sta mafiata, scusa. Accendiamo il generatore. Te pareva. Dai, Ciccio, andiamo su. Stai al riparo. Sparalo dall'alto. Okay.
Abbiamo speranza se non eliminiamo le altre batterie. Cosa fa lui? Capisco da dove. Vieni qua intanto te, va. Te può essere curato gratuitamente, io no. C'è l'amico Fritz qua. Mi ha fatto passare come se nulla fosse. Ah, ne arriva un altro. Ma spaccagli la faccia. Devo passare, ma devo anche far fuori questo. Ok. Aia, vabbè, minchia, un calcio mi stende questo. Dai, che palle. Vabbè, ho capito, va. Cioè, dire che l'intelligenza artificiale di sto gioco fa veramente pena. Dai Ciccio, fai il tuo lavoro, massacrali. Ne arriva un altro. Vabbè. Tutto bene.
Vabbè, quello non lo ammazzi te, lo ammazzo io. Com'è? Vabbè, va. Colpi che non entro neanche a segno. Scusa, levati. Tanto anche se mira la testa colpisce il muro. Cioè, di che stanno parlando? Vabbè. Non ho parole. A parte gente che arriva all'infinito. Basta? Sono finiti? Posso scendere tranquillamente? Facciamo così. Dai. Sprechiamo questa. C'ha un pugno che sfonda uno scatolone e non riesce a far fuori un tizio qualunque. O uno o l'altro, in poche parole. Quello è l'ultimo, dove sta là sopra. Ah, quello era il ponte che è venuto là sopra. Quindi allora da qua. Sono tornata su. Ah, siamo qui? Vabbè. Guarda lì. Ho capito, ho capito. Niente, c'è soltanto un posto in cui devo andare. Io l'ho caricata, la pistola l'ho caricata, l'ho caricato tutto. Voglio fare una cosa.
Aspetta. Però quella balestra lì ci arriva. Ok. E che palle! Madonna. E vai qua sopra. Vai, vacci sopra, vacci sopra. Prego, ho fatto tutto io, mi raccomando, grazie per l'aiuto. Grazie per starmi dietro, inutile. Mi raccomando. L'ascensore è fermo in cima, troviamo un altro modo per salire. Sulle scale. Quanto c'ho di quella roba là? 8000. Era questo. Aumento mappa. Vabbè, andiamo a spendere questi 8000, va. Niente, sti cosi dalla polizia portano sfortuna. Che tra l'altro ho anche una chiave. Che ora userò felicemente in uno di questi armadietti. Intanto dammi qua. Che mi dai? Munizioni? Non mi posso lamentare, dai. Salve. Almeno qua puoi anche non stancarti, eh. Però vabbè. 2003. Dai, va. Se no qua fai la parte di della fighetta. Nemmeno quando io sono a Los Santos che mi comporto così, faccio di peggio. Ah, mica, proprio un mega caricatore ce l'ho. Salviamo, no.
Ce ne andiamo, sì. Dammi... No, dov'è che... Eccolo qua. No, ho fatto la stronzata perché dovevo fare... Così. Ok. Mo cos'è sto peso? È un peso per un sacco di patate. Pensi che Kidman sia viva? L'hanno usata come esca, come se qualcuno stesse giocando con noi. Oh, se devi schettare muori, Dai, su. Non mollare, manca poco ormai. Magari dentro c'era Kid, ma gli ho penato un cazzotto. Vabbè, a questo gli succede qualcosa, dai, ho già capito. Ma... Vive la France! Sono solo i due. Possiamo ucciderli. No, non è... Sarai pure stronzo, Poi... Sono solo in due e possiamo uccidere. Vabbè, che la strage che abbiamo fatto poco. E ho fatto poco fa. Joseph! Che è quella scatola? Sarà un fucile di precisione. Bene. Io ti lascerei morto lì. Sto bene, è tutto ok. Perché sei un deficiente. Dovevi lasciare che quelli... Sì. Che diavolo? È solo questione di tempo. Giusto. Che cazzo fai? Quello che avrei fatto io, cioè sparargli in faccia. Butta giù quel ponte. Butta giù il ponte di legno. Butta giù il ponte. Coprimi. Ma butta giù il ponte. Ma veramente questo mi ignora?
Vabbè, va, ho capito. Ciccio, muoviti. Ecco, muovi la porta. Joseph, sei tutto intero? Io... Sì. Che domanda stupida. Sono i primi momenti che tu capisci che uno dei personaggi deve morire, e non sei te. Però tanto io ti posso curare all'infinito, mentre io no. Questo sembra una specie di mercato. Sembra abbandonato. Non per me. Capitano Ovvio ha colpito ancora. Vai, qua c'è la bomba da disinnescare. Ok. Ora tu spiegami come puoi capirlo dai pantaloni. Cioè, sul serio. Ma tanto so già che mi darai una risposta del cavolo, quindi neanche mi interessa sapere. Allora, sì, ma qua io spacco tutto. Ma dai munizioni per il fucile, magari. No, eh. Allora, quella è la strada. Va bene. Questo lo capisco. Non ho capito la tua risposta, ma va bene. Papà era un uomo rigido, orgoglioso, ma anche intelligente. Ed era anche devoto. Credeva in Dio. Appoggiava la Chiesa a prescindere dalle notizie sui giornali. Respingeva ogni accusa come se fossero infallibili. La Chiesa accoglie i derelitti, i parassiti, gli esaltati. E promette salvazione e vita eterna. Ma io sono in grado di cancellarla in un battito di ciglia. Ok. Mercato svuotato. Ok. Ok, andiamo. Per caso, già che ci siamo, va. Abbiamo una siringata qui. Credi che siamo? Più che altro, in che anno? Questa architettura sembra medioevale. Sì, ma c'è l'elettricità, gli ascensori. Questo posto non è reale. Sembra un mix di ricordi. Pensa a te. Poi ci sono momenti in cui il gioco ti obbliga a camminare soltanto.
e tu dici succederà qualcosa. Ecco, appunto. Ecco. Merda. Nascondiamoci qui per un po'. Così, vero? Dopo l'incidente. Io non ho mai pensato di uccidermi. No, certo che no. Ti sei solo stordito con l'alcol. Ma è la prima volta che prendo la fresca di alcol. Nessuno è perfetto. Ma non ha mai influito sul mio lavoro. Comunque, hai letto il rapporto. Sai che non ho detto niente per non farti perdere il lavoro, Sebastian. Che altro c'è? Non abbiamo tempo. Mi serve il mio partner. Conto su di te. Pezzo di mappa. Trovato qualcosa? Forse. Sono simboli. Un culto, magari. Forse serve. È un culto. Certo. Credo di stare bene. Ma ora dobbiamo andare. Tutto fai con 2000. È sempre la mappa di prima, cioè la foto di prima, eh. Mamma mia, oh, che fighetta. Con 2007, vediamo un pochino. Si spara, flasciamo il cervello. Qua non posso fare niente. Qua posso aumentare la cadenza di tiro, cioè diminuire. Tempo di ricarica posso diminuire. Ah, giusto. Un moltiplicatore di danno, perché one shot a quel cacchio di coso. Che devo mettere il moltiplicatore di danno? In riserva. Il tempo di ricarica, vai. E vediamo un pochino qua cosa possiamo fare. Non c'entra la 500? No, signori. Andiamo, dai. E dare un'occhiata. Ma se sarà a tirare fuori la testa gli sparano in piena faccia. Va tutto bene? Sì. Vabbè, però Allora dillo che sei stronzo. Ah.
il pirla. Ehi, ecco Kidman. Con Leslie. E chi c'è con lei? Ecco, bravo, renditi utile. Prendi anche i tuoi fucili di precisione, dai. Mozzagli la mano. Guarda qui. Sembra che funzioni ancora. Usalo. Io ti copro. Davvero? Vuoi dirmi che ti renderai utile? Ecco, là. Ma... ci sparano. Vabbè, va. Certo che è anche così d'obbligo. Sì, no, ma sì, ma ciccio, io ti copro, disse. Disse quello che in realtà mi doveva coprire. Ci sparano, ti copro. Come fa a incendiare qualcuno in acqua, lo sa solo lui. Sebastian, dovrebbe portarti alla strada per la chiesa. Non fermarti, ti copro. Ripeto. Immagino quanto mi copri. Perché mi si danno tutti sti colpi del fucile? Perché ora sono sicura che uscirà qualcuno veramente per il... che cazzo! No, vabbè, non mi schiaccia la testa. Alleluia, ti sei svegliato. Bravo. Non so che cacchio stia facendo anche io. Aia. Ecco. Non puoi venire qua sotto.
funziona il Prime. Aia. Tipo, dammi una mano te là sopra, no? Due su due. Merda, un vicolo cieco. Cerco un'altra strada. Vediamoci alla statua equestre, là. Di qua. Allora, ritorniamo. Ritorniamo indietro un attimo. L'hotel Moscow vi ringrazia per aver contribuito alla sua causa. La pornografia potrà aspettare ancora un po'. Oh, grazie mille per la sub, Asa. La pornografia può aspettare ancora un po', dai. Madonna, che caldo. Giusto perché mi vedi sofferente. A parte che fa un caldo bestia. Allora, ritorniamo con la pistola. Ehi. C'era qualcosa riguardo a un cavallo. No, ma non andare qua. Vediamo cosa ho scritto. Direi che scendiamo. Credo anch'io. Che cosa 32 reali 40 percepiti? Ah, e lasciamo perdere. 8007. Lasciamo perdere che è meglio. Ah sì, no, stavolta sì. Ieri non c'avevo proprio voglia. Non... capisco, però stico, vabbè. Capacità nel caricatore, a posto. Ma io non ho chiesto di entrare qua, però mi sa che era d'obbligo. Stai bene?
Non ti devi preoccupare per me. Disse colui che tanto morirà. Sta zitto. Vabbè, però, Là c'è disegnato un set. Cosa sono queste parole? Non mi dice niente. Dovrebbe. Aspetta un secondo, ho notato qualcosa prima. 3597. Sembra che si terranno conto dei sacrifici sugli altari giusti. E così la via verso di lui si aprirà. In poche parole, ho azzeccato quello giusto? Il 7 è l'unico pulito, il 9, 3 e il 5 sono tutti quanti da evitare. Quindi secondo me controlliamo meglio qui intorno. Ma se si è aperto, guarda, tiro la leva. Un attimo, vedi? Tiro la leva. Allora dirò che sei stronzo, però porco il clero. Ho sentito qualcosa. Anch'io. Madonna. Io vado. Che era giusto. Che dobbiamo andare sotto questa melma? Ah no. Torti sopra. Prevede una rottura di palle. Ma voglia se prevede una rottura di palle. Che so, gemelli. Ma che è un gigante? Corpo gigante, una spina dorsale, cervello,
Vedi? Ci sono i lupi. Che bello. Sono i Bau Bau. Là li sento ringhiare. Ma è carino che è. Ci devo anche passare a fianco. Ciao cane. Chris, sei tu? No, è nero, Wonka. Wonka, sei tu? Mamma mia. Povera bestiola. Io salgo qua, si aprirà la gabbia. Ecco. Riesci ad aprirlo? No, sai perché? Te lo spiego subito perché. Ecco il motivo. Aia. Non ho neanche... Davvero? Vabbè però, Mizzeka! Oh, e levati da qua, dai! Ma veramente? Ma veramente? Cioè, sul serio, non ci credo che ha fatto veramente quello che ha fatto. Sì, però... Va bene tutto. Ci sta, il boss deve essere forte. Però se... Cioè, però se ogni cosa che fa è un... ti colpisce. Che anche se gli spara una fucilata... Cioè, almeno. Ti brucio. Oh, mannaggia. È caduto come niente. Dai, quando muore questo, uffa. Lo sappiamo entrambi, lo sappiamo tutti. Ah. Che c'è? Sì, mi sono caduti gli occhiali. E io non ci vedo senza occhiali. Sarai stronzo anche tu, però, eh?
Allora, facciamo una cosa. Mo ci doppiamo. Un attimo solo. Facciamo così. Posso... Magari. Ok, proviamo. Bella. Sebastian, lo distraggo mentre... Ma se l'ho congelato! Lo distraggo, ciao Ciccio. Lo distraggo. Ma va a quel paese, va. Non è solo per il fatto di non vedere. Sto parlando di sentirsi normale. È tutto ok. Ora però cerchiamo Kidman. Joseph, tutto per un paio d'occhiali. Metti a caso, sono pure di marca. Usa le letti, coglione. Capitolo 6 superato. Andiamo successivo, dai. Durato un pochino il 6. Rispetto ai primi capitoli, che sono durati veramente poco, il capitolo 6 è durato un po' di più. Già quello è scemo, non dire parole che poi le ripete. Ecco, bravo. Ehi, hey, Joseph, ci sei ancora? Ci sei ancora? Sebastian. Sotto la metropolitana. Immagina di avere quella voglia per un minuto, poi per due minuti. L'hai combattuta per tre volte, Joseph. Ora sai come fermarla. Tu non capisci. Io so che la posso fermare, Seb, ma ho paura di non volerlo fare. Thank you.
perché a un certo punto ha avuto la voce di Claudio Moneta? E mo dove ci troviamo? Madonna. Sempre in posti più confortanti, confortevoli. Il custode. Oh mio Dio, il custode. Che inizi a cercare gli altri. È quello che stai facendo dall'inizio del gioco, più che parole. Li ho trovati, ricerchiamoli. Li ho ritrovati, ricerchiamoli di nuovo. Li ho ritrovati e li ricerchiamo. Sempre questo fa. Ci sono altri vasi? No. Potevo fare 3 vasi su 3, invece no, 2 vasi su 3. Ah beh, sì, giustamente, scendevo qua, piavo la bottiglia, poi la lanciavo contro il coso, e boom. E tu chi cacchio sei? Guarda che il custode è quello con il martellone gigante. Vabbè però, fatelo dire, sei stronzo. Accettare la buttata, non me la fai usare. Questa è bella grossa. Allora, aspetta, vieni a guardare quella porta lì. Non mi fai paura. No, ma va. Non
Vecchio bassorilievo. Aiuto, quel suono metallico sta arrivando, scappa, Molly mi segue, Dio, aiuto, 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 aiuto. Ok. Point. Oh merda. Vabbè, dai, che sarà mai. Siamo abituati tanto ormai. Vedi, una la devi già mettere lì. Perfetto. Destra o sinistra? Nel dubbio vai a sinistra. Però quanto abbiamo di quella roba? 7003. C'è anche una figlia questo. Un tipo previdente, vedo. Guarda una cosa. No, allora è stato frutto dalla sua immaginazione. Ho raccolto una chiave, se non sbaglio. Ok, iniziamo da su. Che mi dai? Due congelanti, bello. Perché arrivo qua che poi alla fine sono sempre piena di colpi. Mettiamo un po' la vita, va. Anche i fiammiferi, dai, saranno i prossimi che aumenterò. Ho la vita almeno.
po' di più. Non mi dispiaceva in effetti. Ok. Abbiamo detto a sinistra. Va via da tutto sto gas, perfetto. Ma che cazzo? Vabbè, ma neanche così però, eh. Sta violenza gratuita. Ma a proposito, io ho potenziato questa roba qua. Ah, proprio così. Vabbè, però ho ragione, il custode era quel tizio là. No, aspetta, mi stai dicendo che devo rifare lo shopping di nuovo? In effetti è vero. Teniamo così come va. Facciamo più punti. A dopo, Asa. Perfetto. Ok.
Ok, ripetiamoci questa. Ok. Anche questa è fatta. E mo che diavolo succede? Ma mi prendi in giro? Okay. Battere in un altro modo.
detto. In un colpo solo. Aspetta che prendi anche a fucilate e muoiono sti cosi. Sono già quei colpi veramente. Vanno via come niente. Guarda là. Quanta roba. Più una chiave. Ok, qua c'è niente? No. Ok. Scusa, che a me pare strano una cosa. Come ci vado là sotto io? Si può neanche tornare indietro. Però c'è una strada di là. In teoria. Boh, vabbè. Allora direi andiamo a mettere la cosa e poi andiamo a salvare la partita e ci fermiamo. Ancora uno? Però scusa una cosa, eh. Adesso la mia è solo curiosità. A parte che ho lasciato delle munizioni, se non erro. Proprio qui. A parte quel coso lì dietro. Però qua ho lasciato qualcosa. Sì, ma per il... Ecco, facciamo così, dai. Madonna, sei lento. Ok, a posto. Ho lasciato questo. Thank you.
Io non posso neanche tornare giù a quel paese, tu, mannaggia. Niente. Sì, lo dico anch'io. Ma sai che ti dico? Va bene, 5:20. Va bene ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per la compagnia, per la sub. Ci si becca alla prossima puntata. Forse stanotte. Ieri notte alla fine non l'ho fatta live notturna. Quindi, che dire? Non lo so. Io non vedo l'ora di riprendere con 5M. Aspetto soltanto che la persona che fa RP con me faccia la VL. Così ricomincerò a fare RP. Joker. Aspettiamo che riapra, tu sai cosa? Sì, io sto puntando a settembre live, sinceramente, che è un bel server, merita tanto, a mio avviso. Devo dire che è stato un server divertente, non posso dire altro. Però nel frattempo sono su Origin. Buona. Ci si becca la prossima volta, potrebbe essere più tardi, stanotte o domani. Il caldo uccide, ragazzi. Il caldo uccide. Ciao a tutti!